Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare il video sulle mie scoperte alimentari, le scoperte food. Avevo già fatto questo video l'estate scorsa, vi avevo parlato di alcuni prodotti che io avevo deciso di provare, di assaggiare e vi avevo detto se mi erano piaciuti oppure se non mi erano piaciuti. Ho pensato di fare questa tipologia di video magari per ogni stagione e non dico mensilmente perché non è che io mensilmente vada a provare chissà cosa di nuovo, però magari invece se lo faccio stagionale riesco ad avere un pochino più prodotti. Le cose di cui vi parlo non sono prodotti nuovi, sono prodotti che sono nuovi per me, nel senso che magari esistono anche da tanto tempo, ma che io per un motivo o per un altro non avevo mai comprato, non avevo mai assaggiato e che invece adesso ho deciso di assaggiare, anche se in realtà qualche novità c'è. Però lo scoprirete nel corso del video. Partirei subito con il primo prodotto che sono dei biscotti che ho scoperto grazie a mia suocera. Io non li conoscevo questi biscotti, lei me li ha fatti assaggiare, mi sono piaciuti e me li sono comprati. E sono i frollini Casarecci con zucchero di canna della Coop. Io credo che questi siano i dupe di qualche altro tipo di biscotto, forse della Mulino Bianco, ma non mi ricordo il nome, sinceramente, ma sono sicura che sono i dupe di qualche cosa. Però questi qui della Coop devo dire che mi sono piaciuti tantissimo. Siccome il pacco è aperto, io adesso vi faccio vedere come sono. Si presentano così, sono dei biscotti larghi con la granella di zucchero sopra e sono veramente veramente buoni. Devo dire che mi hanno molto stupita questi biscotti perché magari visti così sullo scaffale non li avrei mai presi. Invece li ho assaggiati e li ho apprezzati. Poi, sempre per restare in tema biscotti, vi faccio vedere una tipologia che mi ha consigliato uno di voi. Una persona che segue il mio canale mi ha consigliato le saracene Balocco con gocce di cioccolato e farina integrale. Vi faccio vedere anche qua un biscotto perché anche in questo caso li ho aperti. Sono veramente buonissimi, hanno le gocce di cioccolato, hanno questa forma che ricorda un pochino un fiore, sono molto friabili, sono molto particolari. Io li adoro questi sia mangiati così, tanto per togliersi la voglia di qualcosa di dolce, sia con il tè, sia con il cappuccino, li ho già provati in tutti i modi e devo dire che sono sicuramente buonissimi e consigliatissimi, ve li consiglio. Poi ancora biscotti, prima o poi vi farò il video sui biscotti di cui vi avevo parlato un po' di tempo fa, vi avevo detto vi farò un video sui biscotti e vi dirò cosa ne penso perché ne ho assaggiati di tutti i generi. Quindi restiamo in tema biscotti, vi faccio vedere questi Bucaneve ai 6 cereali. Questi qua io l'ho scoperti grazie alla Degustabox e devo dire che li ho apprezzati tantissimo. In questo caso non posso farveli vedere aperti perché il pacco è chiuso, l'ho appena comprato e non lo apro adesso perché altrimenti poi ho 3 pacchi di biscotti aperti. Però vi consiglio comunque di assaggiarli, sono molto diversi dai Bucaneve classici. Perché i Bucaneve classici hanno la particolarità di essere molto leggeri, anche abbastanza sottili. Questi sono un po' più spessi, sono comunque con i cereali, quindi hanno un gusto un po' più ruvido se vogliamo, ma io davvero li ho apprezzati tantissimo. Quindi questi vi consiglio caldamente di assaggiarli. Adesso vi farò vedere invece tutti i prodotti che sono finiti, ma nuovi, nel senso che io non conoscevo e che ho assaggiato o per caso, come quello che sto per farvi vedere adesso, oppure perché ho scelto proprio di comprarli. Vi faccio vedere questi biscotti, non so se si pronuncia Doemi o Domi, non ho idea. Comunque questi biscotti qui, questi io li ho presi in albergo, quindi sono in questo pacco, diciamo, singolo perché si trattava di una colazione in albergo, li ho mangiati lì e poi mi sono tenuta la confezione perché volevo ricomprarmeli, perché mi sono piaciuti veramente molto. Questi sono con la farina normale, sono tipo delle macine, ma non hanno la panna, quindi le macine intendo dire come forma, nel senso che hanno questa forma un po' a ciambellina, diciamo. Hanno l'uovo, ma sono veramente buoni. A me sono proprio piaciuti molto. Poi adesso non li ho ancora ricomprati, ma comunque ho tenuto la confezione apposta per ricomprarli.
Poi vi faccio vedere invece questa che è la sfogliata Casa della Piada che ho trovato nella Degustabox, era veramente buonissima, anche questa mi è piaciuta molto, l'ho accompagnata a delle pietanze, quindi un po' come sostituto del pane, l'ho mangiata diciamo così, senza andare ad aggiungere salumi o formaggi, niente di che, l'ho proprio mangiata così come se fosse pane, ma devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Poi voglio parlarvi di questo mix biologico con riso integrale, fantasia di lenticchie e rosmarino di Arnaboldi. Se avete visto il mio video su Svuota la spesa di prodotti Arnaboldi, sapete che io ho preso tutti questi mix biologici perché volevo provarli tutti. Per il momento ho finito solo questo perché gli altri devo ancora assaggiarli e devo dire che mi è molto molto piaciuto. Ha questo sapore un po' particolare perché c'è il rosmarino, ma davvero è qualcosa di molto originale secondo me, quindi io ve lo consiglio. Poi un'altra scoperta che ho fatto sono queste barrette ai cereali della Coop con cioccolato fondente. Devo dire che queste sono delle barrette che mi sono piaciute, non posso dire che non mi siano piaciute, ma non mi hanno entusiasmata. Quindi questa è una cosa che io vi faccio vedere, vi dico che l'ho scoperta, che era un prodotto che non conoscevo, ma che non credo ricomprerò perché non mi ha entusiasmato. Quindi non dico che non sia buono, però personalmente mi aspettavo qualcosa di diverso e quindi insomma ho deciso di non ricomprarlo. Una cosa che invece ricompro ormai da un po' di tempo, che ho scoperto e assaggiato solo di recente, è questa barretta mandorle cioccolato di Kellogg's. Questi sono prodotti che esistono dalla notte dei tempi, però io non avevo mai acquistato barrette. Non so perché, forse perché non mi attiravano. Hanno cominciato ad attirarmi un po' di più quando le hanno rese un po' più, diciamo, buone, un po' più invitanti, aggiungendo magari il cioccolato anziché i classici cereali da soli. E quindi ho pensato di assaggiare queste qua e devo dire che mi piacciono tantissimo. Io le mangio come sostituto del dolce in realtà, quindi non le mangio a metà giornata. Io magari una barretta la mangio in 2 giorni perché ne mangio soltanto mezza e dopo cena o dopo pranzo, se ho voglia di qualcosa di dolce, vado a prendere mezza barretta e mangio quella perché comunque ci sono le mandorle, c'è il cioccolato ed è una cosa che mi fa piacere e mi toglie proprio lo sfizio, diciamo così. E queste davvero le compro e le ricompro costantemente perché mi piacciono tantissimo. Poi un'altra cosa che ho trovato nella Degustabox e che non conoscevo affatto sono queste schiacciatine ai semi di girasole. Si chiamano Pipas della marca Velarte. Io queste assolutamente non le conoscevo, non le avevo mai viste. Anzi, fatemi sapere nei commenti se voi le avete viste in qualche supermercato ed eventualmente quale, perché io le sto cercando ma non riesco a trovarle. Quindi non so se era una novità di Degustabox, se ancora magari non sono uscite in commercio, ma se voi ne sapete qualcosa, scrivetemelo giù perché mi fate un grandissimo favore. Comunque queste mi sono piaciute tantissimo in sostituzione magari dei grissini o del pane. Hanno questo sapore un po' particolare con questi semi di girasole, sono anche leggermente ruvide, non so, sono delle schiacciatine rettangolari e lunghe che sembrano dei grissini larghi, ma veramente mi sono piaciute tantissimo. Poi un altro regalo di Degustabox è questa scatola cuor di cereale, sono dei biscotti brownie. Quelli con il cioccolato un po' fondente all'interno sono veramente buonissimi, della marca Gullon, e questi devo dire che li ho apprezzati tantissimo. Ne ho ancora perché comunque sapete che non sono eccessivamente golosa, quindi a me le cose durano tanto. Però ne ho ancora un paio e devo dire che l'ho apprezzate tantissimo. Non è detto magari che io poi non ricompri anche queste per alternarle un po' alle barrette Kellogg's che vi ho fatto vedere prima. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere questa cosa che ho trovato nella scatola San Martino. Non so se avete visto quel video in cui aprivo la scatola di latta in occasione del compleanno dell'azienda San Martino. Si tratta di questo amor di frutta biologico. Questo è un dessert alla frutta.
pasta che assomiglia un pochino a un budino nella preparazione, anche se in realtà è un'altra cosa, però vi posso dire che ho fatto un video tutorial su questo per realizzare appunto questa cosa e che lo trovate sul canale. Io devo essere sincera, questa è una cosa che mi è piaciuta. Ma non tantissimo, nel senso che sì, è sicuramente un dessert buono, una cosa diversa, però non mi ha fatto impazzire. Quindi sì, assolutamente vi consiglio di provarlo se vi piace comunque la frutta, se vi piace l'idea di un dessert alla frutta, ma personalmente non mi ha entusiasmato tantissimo. Quindi sì. Mi ha fatto piacere assaggiarlo, ma non è una di quelle cose che ho decantato particolarmente. Invece, i conchiglioni integrali presi da Natura, sì, questi vi faccio vedere solo il cartoncino perché poi il pacco era trasparente, c'erano dei conchiglioni integrali all'interno, sono buonissimi. L'unica pecca è che ci mettono veramente tantissimo a cuocere e quindi se avete fretta non va bene perché ci mettono quasi un quarto d'ora e quindi insomma vanno scelti in un momento in cui potete aspettare tranquillamente la cottura perché se siete in una veloce pausa pranzo dal lavoro sicuramente con questi fate tardi perché ci mettono proprio tanto. Nonostante sulla confezione ci sia scritto 9 minuti, vedete che c'è scritto 9 minuti qua, però in realtà non ci mette 9 minuti, ci mette quasi un quarto d'ora, quindi l'informazione è un po' fuorviante. Poi un'altra cosa che ho scoperto, che ho assaggiato da poco, sono le morbidelle ai cereali e semi. Sono praticamente dei panini, però molto sottili e quadrati. Sono già tagliati a metà, quindi potete inserire all'interno dei salumi anche se non avete il coltello. Io queste le ho prese da Di Più e devo dire che mi sono piaciute veramente molto. Sono quelle cose che mi fa piacere associare magari al pesce o alla carne. Per me che non mangio mai la pasta, queste cose sono quasi sempre presenti nella mia alimentazione, perché non mangiando la pasta, ovviamente io i carboidrati che arriverebbero dalla pasta li vado a sostituire magari con il pane, con i grissini, piuttosto che con cose di questo genere. E quindi spesso mi ritrovo ad assaggiare cose nuove, di questo tipo. Qui c'è la figura, non so se riuscite a vederla, spero di sì. Comunque vi consiglio di provarle, le trovate al di più come supermercato. Poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è in questo sacchetto perché ho buttato tutto lì a caso. Ah, questa l'ho presa da Natura, sì, si tratta del cioccolato grezzo alla cannella. Eccola qua, questa è un'altra tipologia di cioccolato che ho apprezzato tantissimo. Vi deve piacere il cioccolato fondente e vi deve piacere la cannella perché comunque ha un sapore molto particolare. Però se vi capita di andare da Natura, sì. E se vi piace provare cose di questo genere, io ve la consiglio. Poi una cosa che ho trovato nella Degustabox e che ho apprezzato sono i biscotti di Vella, gli ottimini integrali con gocce di cioccolato. Questi sono buonissimi, veramente buonissimi. Un po' simili, diciamo, a quelli che vi ho fatto vedere prima della marca Balocco, anche se in realtà quelli Balocco sono leggermente più friabili, questi sono un pochino più consistenti, diciamo così. Però sono comunque buonissimi anche questi. Poi una cosa che invece ho comprato da Inns sono questi biscotti, che ormai il pacco è vuoto, però vabbè, io ve lo faccio vedere, biscotti cocco e cacao, eccoli qua, questi. Devo dire che mi sono piaciuti anche questi, però non li ho ricomprati, perché nonostante mi siano piaciuti, comunque li trovavo un pochino troppo pesanti, nel senso che sono biscotti che mi appesantivano un po', poi quello ovviamente dipende dal vostro stomaco, nel senso che non è un dato oggettivo. Personalmente, per me risultavano un po' pesantini, diciamo così, quindi ho finito questo e poi non li ho ricomprati, però sono buoni, quindi sono consigliati assolutamente. Poi ho provato sempre da Natura Si questo cacao in tazza. Ecco, questa devo dire che invece non mi è piaciuta granché.
È un tipo di cioccolata che ho sentito troppo amara, quindi poi ho dovuto aggiungere troppo zucchero e alla fine, insomma, non mi ha entusiasmata per niente. Quindi questa ammetto che non mi ha dato per niente soddisfazione e non la ricomprerò. Poi vi faccio vedere due tipologie di yogurt che ho scoperto da poco, che ho comprato al di più, ma penso che si trovino anche in altri supermercati perché la marca è Müller, quindi sicuramente li trovate, e sono due tipologie di yogurt in edizione limitata. Questo che è soprannominato Santo Domingo e che è cocco e scaglie di cioccolato e sono veramente veramente buoni, sembrava quasi un dolce più che uno yogurt, quindi mi è piaciuto molto. E poi questi Marrakesh all'arancia e zenzero, anche questi se li trovate io ve li consiglio, sentite proprio tanto il gusto dell'arancia con un pizzico di zenzero, quindi non è uno zenzero molto forte, ce n'è proprio diciamo un pizzico tanto per dare un po' di sapore, sentirete di più il gusto dell'arancia. Quindi se vi piacciono gli yogurt che abbiano il gusto di agrumi, sono consigliati. Poi, anche se siamo in inverno, parliamo un po' di gelati. Vi faccio vedere questi gelati che sono San Montana. Eccoli qua, questi sono molto particolari perché hanno, si chiamano Amando, vedete che il nome è Amando, hanno latte di mandorla anziché il latte classico, quindi vanno benissimo per quelle persone intolleranti al latte o al lattosio e hanno il biscotto con i frutti di bosco. Sono questi, sono veramente squisiti, sono piccolini come gelati, quindi non è un gran gelato. Però veramente buono, questa associazione frutti di bosco, latte di mandorla, veramente io l'ho apprezzati tantissimo. Poi un'altra cosa che ho apprezzato molto, che ho trovato nella Degustabox, è questo pan rustico ai cereali. Praticamente c'era frumento, avena, segale, semi di girasole, semi di lino. Erano già tagliati, quindi da farcire, erano quattro panini, la marca è questa qui, credo che si pronunci Daily Bread, non so, questa qua, e mi dispiace perché non capite dalla confezione come sono fatti perché non c'è il disegno sopra la confezione, però diciamo che sono dei panini quadrati, un pochino alti, con tutti questi semi sopra di girasole di lino, con i cereali nell'impasto, quindi sono veramente buoni. Se per caso li trovate, provateli perché sono davvero qualcosa di particolare. Poi una cosa che ho provato a prendere, che non conoscevo assolutamente, sono queste lingue semi-integrali di farro comprate da Natura Sì. Queste mi sono piaciute proprio tanto, devo dire che le ho apprezzate moltissimo, sono leggerissime, quindi è una di quelle cose che davvero non appesantisce, sono leggere, quindi anche se siete a dieta, secondo me una di queste potete tranquillamente mangiarla insieme alla vostra pietanza. E davvero queste appena capito da Natura Sì le ricompro. Poi una cosa presa alla Coop, decisamente golosa della linea Fior Fiore Coop, sono questi tartufi al cioccolato assortiti. In questo caso abbiamo pistacchio, cocco, torroncino e cioccolato dark. Eccoli qua. Questi sono buonissimi, anche adesso che si sta avvicinando il Natale. Se volete fare un piccolo presente di qualcosa che sia magari un po' diverso dai classici cioccolatini, andate alla Coop, cercate questi perché sono veramente buonissimi. Quindi sicuramente è un regalo, che potrà essere apprezzato per chi ama questo genere di cose. A me sono veramente piaciuti molto. Tra l'altro li potete anche mettere magari sulla tavola di Natale perché sono confezionati singolarmente, ognuno è chiuso nel suo pacchettino, quindi anche in un cestino di Natale sul tavolo sicuramente fanno la loro figura. Sono questi, mi sono proprio piaciuti tantissimo. Poi l'ultima cosa, sempre restando in tema di cose dolci, mi sono piaciuti molto questi baci di dama della marca Pasticceria di Sambuco, che però è una pasticceria di Genova, quindi io non so se li trovate anche da altre parti. Io li ho trovati alla Coop, quindi magari per chi è di Genova e fosse interessato, sappiate che alla Coop io li ho trovati.
e sono veramente molto buoni. Mi sono piaciuti perché sono dei baci di dama un po' più grandi rispetto a quelli classici, diciamo così. C'è anche la versione col cioccolato, ma io ho scelto quelli semplici, comunque davvero consigliati. Queste sono tutte le mie scoperte food del periodo, quindi tutti i prodotti che io non conoscevo, che ho deciso di provare, oppure che conoscevo ma che per qualche motivo poi non avevo assaggiato. E devo dire che a parte qualcosa che non mi ha entusiasmato, però poi tutto il resto mi è piaciuto, quindi sono contenta di averli comprati, assaggiati e anche mangiati. Fatemi sapere nei commenti se anche voi conoscevate questi prodotti, se ve li ho fatti scoprire io, se vi piace qualcosa di particolare, che mi piace sempre condividere con voi queste cose. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme!